degli affari esteri e della cooperazione internazionale Ivan Scaffarotto sulla situazione dei lavoratori transfrontalieri sui corridoi turistici. Il sottosegretario è accompagnato da Cristian Longarotti, capo della segreteria. Trattandosi di un'audizione formale collocata nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, a seguito di essa sarà redatto un resoconto stenografico. Ricordo che al Comitato sono pervenute tramite la senatrice Elena Tessor delle segnalazioni per quanto riguarda la regione Euregio e nello stesso tempo anche la Commissione europea pochi giorni fa si è interessata sulle riaperture differenziate che po potrebbero creare delle problematiche se senza criteri omogenei. Do quindi la parola al sottosegretario Scalfarotto. Grazie mille Presidente. Sì, parleremo quindi di transfrontalieri, di corridoi, ma più in generale della situazione delle frontiere che credo sia appunto riguardi la Commissione, il Comitato bicamerale presso il quale ci troviamo. Dunque, l'imprevedibilità e la gravità della crisi del Covid ha portato a un'emergenza che ha travolto moltissimi ambiti della nostra vita e ci ha privato di libertà alle quali eravamo abituati e che molti di noi davano ormai per scontate. In particolare la necessità di rinunciare alla libertà di movimento sul territorio nazionale, che ricordo è un diritto garantito dalla Costituzione, che si può limitare soltanto per motivi di sanità o di sicurezza, dice l'articolo 16 della Costituzione, e la limitazione anche della libertà di movimento sul piano internazionale, hanno rappresentato uno degli effetti più evidenti, tangibili e significativi in termini di sacrificio richiesti ai nostri concittadini. La possibilità di muoversi tra Italia e paesi esteri così ampia come ne godiamo oggi, fino a pochi decenni fa era una libertà impensabile, ma si tratta di libertà che sono entrate ormai a far parte del nostro stile di vita, della nostra identità comune europea. Io penso che tutto questo ci debba far riflettere sui benefici che sono talvolta trascurati o considerati in modo così dati per scontato della nostra integrazione all'interno dell'Unione. Abbiamo tutti purtroppo potuto verificare quanto un'Europa dalle frontiere chiuse costituisca un danno per il nostro Paese e questo deve rinnovare il nostro impegno a mantenere le quattro libertà di movimento su cui si fonda l'Unione Europea: la libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali, ma prima inter pares, mi viene da dire, deve essere considerata la libertà di circolazione delle persone. Quindi il governo italiano, nella sua interezza, è stato ed è impegnato in prima linea, sia sul piano bilaterale che in sede europea, affinché le residue limitazioni alla libera circolazione possano essere rimosse al più presto possibile. Riguardo alla data del 3 giugno, ieri, che talvolta è stata riportata come una data di riapertura delle frontiere da parte dell'Italia, vorrei ricordare che le nostre frontiere non sono state mai tecnicamente chiuse verso i paesi europei dell'area Schengen, posto che è sempre stato possibile entrare in Italia nei casi previsti, quindi in caso di necessità, per motivi di lavoro, eccetera. Per notizia, i paesi che hanno invece formalmente notificato, secondo quanto prevede l'articolo 28 del codice delle frontiere di Schengen, che hanno notificato quindi l'introduzione di controlli temporanei alle frontiere interne allo spazio di libera circolazione europea, in quanto dovute all'emergenza del coronavirus, sono stati questi: l'Austria, la Repubblica Ceca, la Germania, la Danimarca, l'Ungheria, la Polonia, la Lituania e la Svizzera, che pur non essendo parte dell'Unione Europea è comunque parte della zona Schengen. Quindi ciò che è venuto meno da ieri, oggettivamente, è l'obbligo di quarantena per chi arriva in Italia dai paesi dell'Unione Europea, dai paesi Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da Andorra, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e naturalmente la Città del Vaticano. In merito alla mobilità all'interno dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha adottato il 13 maggio 2020 una serie di indicazioni per gli Stati membri, in particolare nelle linee guida relative ad un approccio coordinato per l'eliminazione dei controlli interni e il ristabilimento della libera circolazione all'interno del territorio Schengen. La Commissione propone la graduale revoca delle restrizioni interne qualora gli sviluppi epidemiologici in tutta Europa continuino l'attuale tendenza positiva, e in particolare quando si raggiunga una velocità di trasmissione sufficientemente bassa. La Commissione prevede anche la possibilità di abolire restrizioni per le regioni, aree o Stati membri che abbiano una situazione epidemiologica in evoluzione positiva e sufficientemente simile. In tale contesto, il Governo si sta adoperando, anche per il tramite delle nostre rappresentanze all'estero, per evitare che misure cautelative adottate dagli Stati membri siano sproporzionate o discriminatorie rispetto al rischio individuato e rechino quindi pregiudizio all'integrità e al corretto funzionamento del mercato interno.
In vista della revoca delle misure di restrizione alla circolazione, l'Italia è attivamente impegnata in una pluralità di iniziative volte ad evitare tentativi di definire intese tra piccoli gruppi di paesi sulla base di criteri e parametri unicamente definiti ad hoc tra le parti, al di fuori di un quadro di regole standard concordati a livello europeo, che puntino quindi a creare gruppi di paesi percepiti come più al riparo dalla pandemia. Sul piano bilaterale siamo intervenuti in più occasioni a tutti i livelli, specialmente con i paesi confinanti, al fine di assicurare che la circolazione delle persone e delle merci avvenisse nelle migliori condizioni consentite. Nella prima fase dell'emergenza abbiamo infatti garantito che ai lavoratori transfrontalieri e alle merci fosse consentito un passaggio sicuro e il più rapido, date le circostanze, tra Stati membri. Grazie all'incessante vigilanza del Ministero degli Esteri e delle sue sedi, appunto, all'estero, abbiamo lavorato contro ogni tentativo di porre in essere comportamenti discriminatori o anche solo contro misure che di fatto, anche al di là della volontà di chi le adottava, potessero avere l'effetto di creare asimmetrie ed effetti distorsivi della concorrenza. Per ciò che attiene la prima fase, bisogna anche riconoscere la presa di posizione molto netta della Commissione europea per la tutela del mercato interno attraverso la rimozione di eventuali ostacoli alla circolazione delle merci, inclusi i dispositivi sanitari. Ma veniamo ora a vedere la situazione con i vari paesi confinanti. Partirei dall'Austria. Da oggi l'Austria ha limitato i controlli alle frontiere con Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Liechtenstein e Ungheria. Le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del Capo, del Primo Ministro Kurz e del Ministro Schallenberg non escludono possibili spiragli per un'apertura verso l'Italia. Continuano a riguardo i contatti a tutti i livelli con le autorità austriache. Un aspetto positivo è rappresentato dalla possibilità che venga assicurato il transito da parte di viaggiatori di passaggio e diretti verso l'Italia. Si tratta di una misura che permetterà in particolare l'afflusso di turisti provenienti dalla Germania. Come ribadito ieri dal Presidente Conte, non riteniamo accettabili misure discriminatorie e questo stiamo significando a tutti i livelli al Governo di Vienna. Nel corso dei colloqui tenutisi ieri tra il Ministro Di Maio e il Ministro Schallenberg è stata mostrata apertura da parte austriaca a favorire un confronto tra i nostri Ministeri della Salute sui dati epidemiologici. Voglio richiamare quindi il punto che avevo già detto prima, che per noi, diciamo, fondamentale e qualificante che qualsiasi decisione Stati dell'Unione Europea prendano, e soprattutto quelli confinanti di cui ci stiamo occupando in questo momento, siano basati su criteri non discriminatori, cioè sulla base di dati epidemiologici oggettivi e che a parità di dato epidemiologico la decisione presa sia conseguente, sia coerente. A questo proposito voglio anche aprire una parentesi e ricordare che solo ieri la Germania ha fissato la data del 15 giugno come data a partire dalla quale saranno consentiti i viaggi verso la Germania e non saranno più sconsigliati i viaggi all'estero dei tedeschi verso i paesi UE, l'area Schengen e il Regno Unito. Attenzione, perché i consigli di viaggio sono spesso una cosa ovviamente che incide moltissimo, nel senso che magari non sono parte di decisioni ufficiali, ma se un Ministero degli Esteri sconsiglia il viaggio ai propri concittadini, questo comporta anche per esempio conseguenze sulle polizze assicurative, quindi sui rischi collegati al viaggio e quindi ha un effetto disincentivante particolarmente elevato. Quindi non dobbiamo guardare soltanto l'aspetto, diciamo così, della decisione ufficiale, ma anche quello che riguarda i consigli di viaggio, e quindi la Germania farà anche questo. Tornando all'Austria, dall'Italia è per ora possibile fare ingresso appunto in Austria solo se in possesso di un certificato medico non più vecchio di 4 giorni attestante la negatività al Covid, oppure se residenti, sottoponendosi ad un isolamento fiduciario di 14 giorni. Sono previste però alcune eccezioni per i frontalieri, gli studenti o visite a familiari e cure mediche. È sospeso il traffico ferroviario diretto con l'Italia e quello aereo è sospeso non solo nei confronti del nostro paese, ma l'Austria ha bloccato il traffico aereo anche con Francia, Gran Bretagna, Olanda, Russia, Spagna, Iran, Ucraina, Bielorussia e Cina fino al 14 giugno. La Francia invece prevede una eliminazione delle restrizioni alle proprie frontiere interne a partire dal 15 giugno, senza quarantena per i viaggiatori provenienti dallo spazio europeo. Le frontiere francesi interne sono sempre rimaste aperte, ma l'accesso al territorio francese è soggetto a restrizioni e controlli.
Al momento non si applica ai cittadini provenienti dall'interno dello spazio europeo alcuna misura di quarantena preventiva, salvo casi di applicazione di misure di reciprocità. La Francia è stata molto chiara su questo. Quindi nessuna quarantena, salvo che altri paesi impongano quarantena a chi arriva dalla Francia. Infatti in questo momento si applicherà la quarantena per l'annunciata quarantena del Regno Unito e anche dalla Spagna. Quindi fino a quella data potranno liberamente circolare le seguenti categorie di persone: i cittadini dell'Unione Europea, Andorra, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Monaco, poi i norvegesi, gli svizzeri, i cittadini di San Marino e della Città del Vaticano che hanno il proprio domicilio in Francia o hanno bisogno di passare attraverso la Francia per raggiungere il proprio domicilio. Sono esenti anche i lavoratori transfrontalieri, stagionali, cittadini dell'Unione Europea che lavorano per un'azienda che opera in Francia in caso di missioni non rinviabili. Slovenia. Dal 25 maggio scorso sono state eliminate le restrizioni alle frontiere interne. Nel caso di residenti in paesi dell'Unione Europea o di Schengen, la quarantena non è più prevista in Slovenia per 17 categorie di persone, tra cui i lavoratori trasfrontalieri, i proprietari di terreni agricoli frontalieri, i proprietari in Slovenia di un immobile, velivolo o natante immatricolato, i turisti che dimostrano di essere in possesso di una prenotazione di pernottamento presso una struttura in Slovenia, gli autotrasportatori, i cittadini di paesi UE o Schengen in transito che lasciano il paese nell'arco delle 24 ore e non vi sono altre eccezioni. E questo quindi riguarda anche gli italiani. Possiamo passare soltanto se si rientra in quelle 17 categorie. Questo può aver anche causato qualche confusione, nel senso che si è avuta la percezione di un'apertura e quindi ci sono state anche segnalate, diciamo, un intenso traffico verso la Slovenia che qualche volta è stato bloccato perché se non si rientra in quelle 17 categorie di fatto non si può entrare. Svizzera. La Svizzera eliminerà le restrizioni interne alle proprie frontiere a favore di Austria, Francia e Germania dal 15 giugno. Non più tardi del 6 luglio, se i dati epidemiologici lo consentiranno, le eliminerà anche per gli altri paesi Schengen. Anche considerata la rimozione delle principali limitazioni da parte italiana già a partire dal 3 giugno, però, i contatti politici e tecnici tra governi italiano e svizzero sono ora molto intensi e hanno lo scopo, ove consentito dalle circostanze, di coordinare le prossime misure di allentamento dei vincoli alle frontiere in modo sincrono e idealmente coincidente con quanto già deciso tra Berna, Parigi e Berlino, come sopra richiamato il 15 giugno. In una direzione che potremmo definire moderatamente positiva è da considerarsi il comunicato del 2 giugno scorso nel quale il Consiglio federale svizzero ha reso noto che la Svizzera intende coordinare quanto prima il regime frontaliero con l'Italia e resta in stretto contatto con le autorità italiane. L'obiettivo comune, come mi è stato confermato anche ieri sera nel mio ultimo contatto con le autorità elvetiche, è quello della riapertura nei confronti dell'Italia, analoga a quella già annunciata nei confronti di Germania, Austria e Francia. Diciamo, lavoriamo in quella direzione. Al momento i controlli alle frontiere con Italia, Germania, Austria e Francia, istituiti a partire dal 16 marzo 2020, sono stati poi estesi il 25 marzo a tutti gli altri stati Schengen e non Schengen. Viene garantito l'ingresso ai lavoratori frontalieri, previa verifica documentale, ai residenti in Svizzera e al personale medico. La Confederazione sta inoltre riprendendo l'esame delle domande di permesso di lavoro sospese da metà marzo. Andiamo a un focus più vicino sul tema frontalieri. La diffusione del virus Covid-19 ha visto una risposta del governo tempestiva e basata su due principi guida: massima trasparenza e piena cooperazione con i partner europei associati. La tutela dei lavoratori frontalieri ha rappresentato, fin dall'inizio dell'emergenza, un obiettivo chiave dell'azione del governo. La protezione della salute e delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro dei nostri connazionali che devono recarsi quotidianamente oltre confine è stata difesa tramite una rete articolata di interventi che ha coinvolto il governo, l'amministrazione centrale e anche le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi di confine. Come sapete, la Svizzera è la principale meta di destinazione dei nostri frontalieri, sono quasi 80.000 persone. In questo paese la loro situazione è stata monitorata con grande attenzione fin da subito, veramente a tutti i livelli. Ci sono stati contatti tra il ministro Di Maio e il consigliere federale Cassis, il ministro degli esteri svizzero. C'è stata una conversazione tra il presidente Conte e la presidente Sommaruga, la presidente della Confederazione Elvetica, proprio sulla questione. E poi ci sono stati numerosissimi contatti che io stesso ho avuto con le autorità elvetiche, sia attraverso l'ambasciata a Roma che il ministero degli esteri a Berna.
Sin da subito abbiamo concordato con le autorità svizzere di preservare i flussi essenziali, tra cui oltre le merci sono stati subito inclusi i frontalieri, che non hanno quindi mai subito restrizioni all'ingresso in Svizzera. E specularmente li abbiamo esentati dall'obbligo di quarantena qui in Italia, perché altrimenti evidentemente non sarebbe stato possibile per loro tornare il giorno dopo in Svizzera. Quindi tutti i nostri interventi sono stati finalizzati ad assicurare non solo la libertà di movimento, ma anche la tutela della salute. Infatti, durante la fase più acuta della pandemia, il tema dei frontalieri è stato sempre in cima all'agenda anche dei miei contatti con Roberto Balzaretti, che è il mio omologo svizzero, e con Rita Adam, che è l'ambasciatrice svizzera a Roma, e nei quotidiani interventi effettuati anche dall'ambasciata a Berna presso il governo svizzero. Con analoghe modalità, anche la tutela dei frontalieri italiani impiegati in Austria ha visto il governo impegnato in prima linea nel garantire che la temporanea reintroduzione dei controlli delle frontiere decisa da Vienna li escludesse da tali limitazioni e che i controlli sanitari imposti a tutte le persone in ingresso nel paese si svolgessero con il minor impatto possibile sulla circolazione stradale. La questione della libera circolazione dei frontalieri diretti in Austria e quella speculare dei rallentamenti dovuti ai controlli esercitati ai valichi di confine, soprattutto quelli di elevata importanza logistica come il passo del Brennero e la frontiera di Tarvisio, sono stati oggetti di ripetuti interventi da parte della nostra ambasciata a Vienna e hanno rappresentato uno dei temi sollevati costantemente dal ministro Di Maio nei frequenti colloqui avuti con il suo omologo austriaco Schallenberg. La categoria dei lavoratori transfrontalieri ha goduto nel corso dell'emergenza anche dell'accesso al territorio francese, che resta sempre garantito in deroga alla previsione generale sul regime delle frontiere. La Francia, peraltro, permette il transito dei transfrontalieri anche verso il Principato di Monaco. I nostri lavoratori nel Principato hanno potuto fruire del permesso al telelavoro unilateralmente concesso da parte monegasca. Voglio segnalare però che il Ministero del Lavoro è impegnato nella negoziazione di un accordo, che peraltro speriamo possa essere concluso al più presto, che consenta l'accesso del lavoro da parte dei lavoratori italiani anche al termine dell'emergenza. Una cosa sulla quale vorrei accendere una luce è stata la differenza tra le misure prese tra i vari paesi che coinvolgevano gli spostamenti dei frontalieri, che spesso si sono trovati a gestire normative diverse a casa e sul lavoro. Infatti, il rapido e progressivo rafforzamento delle misure restrittive adottate da Svizzera e Austria a partire dalla metà di marzo, quando in Italia era già vigente il lockdown, ha condotto a una situazione fortemente penalizzante, causata da un'evidente differenza temporale iniziale tra i primi decreti introdotti in Italia con le normative elvetiche ed austriache. Tale discrasia è stata peraltro accentuata a causa della diversa intensità delle misure adottate nei differenti cantoni svizzeri e Länder austriaci. Nelle regioni di confine, le differenti strategie di contenimento del contagio seguite, per esempio, dal Canton Ticino e dal Cantone dei Grigioni, hanno causato diversi problemi ai nostri frontalieri impiegati in quelle aree. Alla serrata generale imposta da Bellinzona, particolarmente colpita dal virus, ha fatto da contrappeso la pressoché totale continuazione di tutte le attività economiche decise da Coira. Anche il caso austriaco non è scevro da situazioni di asimmetria, registrando anch'esso notevoli differenze tra le misure imposte dal Tirolo e quelle in vigore in Carinzia. Tutte queste situazioni hanno obbligato il governo a una rapida e puntuale azione politico-diplomatica che ha progressivamente ridotto la differenza di standard di contenimento epidemico tra regioni italiane di confine con i cantoni svizzeri e i Länder austriaci. Nello stesso lasso di tempo si è tuttavia creata una situazione inevitabilmente subottimale per molti frontalieri, perché le misure di contenimento svizzere, che noi stessi avevamo invocato a tutela di questi frontalieri, hanno condotto a ripristinare taluni controlli in dogana e soprattutto a chiudere quei valichi che venivano definiti da parte svizzera minori. Ora, mentre i dati confermano che nel caso dell'Austria il flusso di traffico transfrontaliero ha ripreso a procedere regolarmente già da settimane, la situazione al confine con la Svizzera non si può dire ancora del tutto risolta, principalmente a causa della recente riapertura di molte attività economiche e della perdurante chiusura di alcuni valichi, che costringe alcuni frontalieri ad affrontare lunghi percorsi per potersi recare al lavoro. Con specifico riferimento alla tutela dei movimenti frontalieri, i nostri attuali interventi politico-diplomatici sono dunque orientati a superare questa situazione e gli ultimi sviluppi confermano l'utilità dell'azione finora svolta. I recenti orientamenti sulla rimodulazione dei vincoli di transito delle frontiere, deliberati dal Consiglio federale elvetico, indicano chiaramente l'intenzione da parte svizzera di ripristinare al più presto la libera circolazione delle persone compatibilmente con i dati sulla diffusione della pandemia.
Un esempio concreto dell'efficacia dell'azione svolta è rappresentato dal significativo miglioramento delle attuali condizioni di circolazione, testimoniato dalla recente riapertura da parte di Berna, l'11 maggio, di 15 valichi di frontiera secondari, di cui 4 al confine tra Lombardia e Ticino, compreso il valico di Ponte Ribellasca-Camedo, di significativa importanza logistica per i frontalieri della Valdossola e oggetto di numerose interrogazioni parlamentari. Ad essi vanno sommati 3 valichi già riaperti il 4 di maggio. Per quanto riguarda il valico di Valmara a Rogno, che resta purtroppo ancora chiuso, abbiamo avuto numerosi contatti negli ultimi giorni per ottenere da parte svizzera una riapertura celere del valico. Per connessione di argomento, ricordo a questo comitato che nell'attuale fase di allentamento delle misure di contenimento del contagio, le recenti consultazioni tra la ministra Lamorgese con la consigliera Keller Sutter, che è la ministra dell'Interno elvetica, incentrate sulle prospettive di sincronizzazione del progressivo ripristino della libertà di circolazione tra Italia e Svizzera, nascono anche dalla consapevolezza che la riapertura a tutti i movimenti di frontiera ha una grande importanza sociale ed economica, visti gli intensi legami tra le aree italiane e svizzere a cavallo del confine che le due parti riconoscono. Ricongiungimenti. Le misure di restrizione alle frontiere interne hanno talvolta reso necessari lunghi periodi di separazione tra i membri di una stessa famiglia residenti in stati diversi o anche nel medesimo stato, salva la possibilità di scegliere di sottoporsi a quarantena in caso di viaggio urgente. Dobbiamo infatti tenere presente che solo ieri sono stati rimossi i limiti agli spostamenti all'interno delle regioni italiane e non sarebbe stato ovviamente anche concettualmente concepibile aprire le frontiere con l'estero prima di rimuovere le restrizioni all'interno dei confini nazionali. Il governo italiano, nella sua continua attività a livello bilaterale europea, volto alla rimozione delle restrizioni da parte degli Stati membri, si è impegnato per consentire la riunificazione di quelle famiglie che si sono trovate ad essere separate da confini al momento della decisione sul lockdown. Le linee guida della Commissione europea del 13 maggio scorso per un approccio coordinato per la rimozione dei controlli interni e il ristabilimento della libera circolazione all'interno del territorio Schengen indicano espressamente questa priorità. Ogni Stato membro, infatti, raccomanda alla Commissione dovrebbe affrontare la fase di graduale rimozione dei controlli interni dando priorità a coloro che viaggiano, anche per motivi personali, come per le visite ai propri familiari, garantendo che ciò avvenga in sicurezza e senza troppi impedimenti. Con riferimento alla situazione italiana, dal 3 giugno, ieri, le persone che entrano o rientrano in Italia dai paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in paesi diversi nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia. Dal 3 al 15 giugno, agli spostamenti dai per stati diversi rispetto a quelli sopra elencati, continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti dai per l'estero. Chiudo, signor Presidente, sui corridoi turistici. Il sostegno al comparto turistico naturalmente rappresenta una priorità per il governo italiano. Sappiamo che è una parte importantissima della nostra economia, della nostra cultura, del nostro paese, della nostra identità, direi. È in tale ottica che l'Italia continua ad adoperarsi affinché siano adottate misure di sostegno europee per una rapida ed efficace ripresa del settore, anche per il suo stretto collegamento con molte altre filiere economiche, insistendo sulla necessità di destinare significative risorse al turismo nell'ambito del Recovery Plan per rilanciare il settore una volta superata l'emergenza. In vista della revoca delle misure di restrizione alla circolazione, l'Italia è attivamente impegnata in una pluralità di iniziative volte ad evitare tentativi di definire intese tra piccoli gruppi di paesi sulla base di criteri e parametri unicamente definiti ad hoc tra le parti, al di fuori da regole e standard concordati a livello europeo, che puntino a creare corridoi turistici sicuri tra Stati membri percepiti come più al riparo dalla pandemia. È in tale ottica che riteniamo necessario definire protocolli comuni per la mobilità via aria, mare e terra, che siano in linea con la logica della exit strategy al fine di garantire viaggi sicuri e senza interruzioni nell'area europea ed assicurare la necessità parità di condizioni nel mercato turistico interno. Siamo convinti che una graduale normalizzazione dei viaggi transfrontalieri possa avvenire solo da un approccio a tappe, strettamente coordinato e concordato tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le iniziative della Commissione, il Governo italiano ritiene che nel complesso il pacchetto di misure per il settore turistico e la mobilità intra-UE, adottato il 13 maggio scorso, fornisca un'importante guida in vista di un approccio coordinato e omogeneo alla ripresa dei servizi turistici e dei trasporti, anche con l'obiettivo di non frammentare il mercato turistico europeo, così come richiesto dall'Italia e dagli altri paesi like-minded nel documento congiunto. Resta tuttavia necessario continuare a parlare e collaborare con tutti i partner UE e Schengen al fine di scambiare informazioni sui progressi realizzati nella riduzione della pandemia e concordare le riaperture reciproche sulla base di regole e parametri armonizzati a livello UE.
e sono da intendersi in questo senso i colloqui del ministro Di Maio con il suo omologo francese Le Drian e le visite che intraprenderà a partire da domani, 5 giugno, in Germania, Slovenia, dove si recherà il 6 giugno, e Grecia, dove andrà il giorno 9. In conclusione, il governo è chiamato a mantenere elevata l'attenzione sul tema della libera circolazione all'interno dell'UE e dell'area Schengen. Resta fondamentale in questa fase di graduale riapertura vigilare su situazioni potenzialmente in grado di creare discriminazioni e arrecare danno a cittadini, imprese, in particolare agli operatori turistici. Non dobbiamo abbassare la guardia, siamo chiamati a farci trovare pronti nel caso, e speriamo davvero che non avvenga proprio mai, che l'evoluzione di questa pandemia richieda nuovi sacrifici in termini di libertà. L'esperienza di questa pandemia dimostra ancora una volta la necessità di un approccio condiviso tra paesi europei e ci ha dimostrato tutti i limiti e i rischi che possono derivare dall'assenza di un coordinamento e di un'integrazione che non può che avvenire nelle sedi multilaterali e su tutte nell'ambito dell'Unione Europea. Grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario Scaffarotto, nostro ex collega di comitato, e do la parola ai colleghi che intendano porre quesiti o formulare, insomma, osservazioni. Allora, la senatrice Tessor. Sì, io ringrazio il sottosegretario per questa audizione che devo dire cade proprio nel giorno in cui la polemica comunque è venuta alla luce anche di, a livello di comunicazione, di telegiornali, e vuol dire che è un tema molto caldo. Abbiamo sollevato questa questione perché per primi abbiamo capito, io vengo da una terra di confine, sono trentina, e la necessità di poter operare e collaborare tra i vari stati, appunto, che hanno come limite, diciamo, il valico del Brennero, che è molto importante, lo è per tutta l'economia, non solo trentina, altotesina, ma lo è per tutta l'Italia, perché è un valico importante dove transitano appunto merci e dove transitano flussi di persone che vengono diciamo per lavoro o per motivi turistici. In più mi preme sottolineare quanto l'Euregio, questo, diciamo, questo territorio che collabora per le questioni appunto di confinanza, per le stesse politiche che devono essere assunte sui territori alpini, e che in questo momento con questa chiusura proprio vedono limitati anche questo, diciamo, ambizioso progetto. Ho una critica in merito alla gestione da sollevare. Noi in questo momento qua stiamo apparendo come il lazzaretto che purtroppo è un'immagine che forse avremmo potuto evitare. Noi siamo stati i primi dopo la Cina a essere colpiti da questa pandemia, avevamo richiesto misure di prevenzione e all'inizio ricordo che era stato chiesto di fermare i voli provenienti dalla Cina e invece appunto l'Italia a un certo momento e forse anche in ritardo ha reagito ha recepito questa richiesta, mentre gli altri paesi europei di fatto non hanno attuato questa chiusura. E questo è, diciamo, è triste vedere invece che questa chiusura adesso proviene proprio in un paese, in uno Stato membro dell'Unione Europea. Lei ha parlato di turismo, un turismo che è stato molto diciamo, abbandonato in questo momento di pandemia dal governo. Mi permetta di sollevare questa questione perché provengo anch'io dal mondo turistico e devo dire che ho ascoltato le categorie che si sono sentite abbandonate, perché innanzitutto l'incertezza dalle date di riapertura, innanzitutto tra le regioni. Fortunatamente adesso sappiamo che le nostre regioni, i nostri confini interni sono stati riaperti, la questione appunto che i protocolli non venivano mai elaborati, e mi permetto di sottolineare che il turismo è fatto di programmazione, cioè non è un'attività che apri la serranda alla mattina e hai l'albergo, il villaggio turistico, il campeggio o qualsiasi altra attività
piena, ma c'è dietro una programmazione, una domanda che corrisponde a offerta che non può essere risolta in un giorno. Quindi il turismo ha bisogno appunto di avere delle risposte, innanzitutto celeri, avere date certe e avere risposte certe, perché da lì dipendono appunto le varie assunzioni, dipendono l'occupazione all'interno della struttura e comunque bisogna tener conto anche di quelli che sono i bilanci delle nostre aziende che diversamente rischiano appunto di venire chiuse. Ma non parliamo solo di turismo, perché il turismo è un comparto molto forte, ma anche di rapporti e di scambi commerciali. Sul mio territorio per esempio c'è stato il caso Vaia, ricorderete la tempesta Vaia, e tanto legname è rimasto, è stato venduto anche a queste ditte austriache che in questo momento hanno abbassato anche il prezzo perché chiaramente il legname non hanno potuto venire a recuperarlo. Questo comunque è un danno economico ulteriore. Quindi io chiedo al ministro Di Maio che faccia pressione, che faccia tutte le azioni possibili per riaprire questo valico che è di estrema importanza per tutta l'Italia, non solo per il Trentino Alto Adige, non solo per quanto riguarda i confini con l'Austria, ma anche tutti gli altri confini, perché non possiamo permetterci che ci siano accordi bilaterali con gli altri paesi, perché questo significa discriminare l'Italia in questo momento, un momento in cui ci dovrebbe essere invece estrema solidarietà tra i vari paesi europei. E io credo che un'Europa, che il pilastro fondante dell'Unione Europea è stato proprio la solidarietà tra i popoli, in questo momento mi sembra tanto mancare. E quindi credo che se noi vogliamo avere un'idea di un'Europa unita, un'Europa che comunque c'è nel momento del bisogno, questi non sono i passi che devono essere portati avanti. Grazie. E altri colleghi? Okay. Posso? De Filippo. Come? De Filippo? Sì, grazie. Non solo per confermare il pieno sostegno da parte nostra, mi sembra che la relazione del sottosegretario Scalfarotto sia molto dimostri un'attività per molti aspetti formidabile che il governo ha messo in campo sulla base di parametri e di valutazioni che sono per me ampiamente condivisibili, quelli di declinare il criterio di criteri non discriminatori nei confronti del nostro paese. Ovviamente la vicenda della pandemia e dell'emergenza sanitaria in Italia ha avuto dei dati straordinari, tutti possiamo fare valutazioni sulla prevedibilità e anche su azioni di prevenzione che si potevano fare su questi dati. Abbiamo vissuto i mesi precedenti tutti con la stessa apprensione e con la stessa ansia, anche con grandissimi elementi di incertezza che io non caricherei soltanto sulle responsabilità del governo. Mi pare che governo, ma anche comunità scientifica e Parlamento abbiano dovuto man mano addrizzare in qualche modo anche la rotta e le strategie per agire in maniera efficace, come mediamente siamo riusciti a fare. Invece noto che sia sul fronte dei criteri non discriminatori che il nostro Paese sta in qualche modo declinando e per molti aspetti imponendo anche a livello europeo, sia il lavoro che soprattutto il sottosegretario Scalfarotti ha fatto sui lavoratori frontalieri, ma anche l'ultimo capitolo della relazione sul turismo diano la chiara dimostrazione di un'azione concreta del governo che noi ci sentiamo ampiamente di condividere e di sostenere anche in questo comitato. E do la parola al deputato Perconti. Sì, io volevo fare solo una piccola considerazione, ringraziare il sottosegretario per la relazione esaustiva e dà l'idea dell'impegno che questo governo sta mettendo nell'affrontare questa situazione. Io penso che sono intollerabili le discriminazioni da parte di alcuni stati. Il ministro Di Maio si è subito schierato fermamente contro questo tipo di operazioni, anche perché il turismo, come diceva bene la collega, è stato veramente il settore più colpito
si può dire, tra i più colpiti di questa pandemia, perché mentre tutte le imprese hanno dovuto affrontare un lockdown di 3 mesi, il turismo si fermerà per circa 12 mesi. Noi stiamo cercando di combatterlo garantendo i prestiti alle società, con degli indennizi a fondo perduto. Adesso stiamo introducendo anche il bonus vacanze. Io ho sento diverse associazioni di categoria, perché sono nella commissione attività produttive, e posso dire che vengo dalla Sicilia, che è, diciamo, che è una terra che si predispone anche al turismo interno. Erano un po' più fiduciosi perché hanno visto le prenotazioni di quest'estate e mi dicevano che c'è tanto turismo interno rispetto a quello che ci si aspettava. Certo, stanno soffrendo, ma noi stiamo cercando di fare il possibile. Quindi niente, volevo dire soltanto questo. Grazie, al ringraziare il sottosegretario per la sua relazione, e poi chiedere se ci possa essere girata anche tramite mail, perché se la poteva avere, insomma. Se non ci sono altri interventi, do la parola al sottosegretario Scalfarotto per la replica. Sì, io devo dire trasversalmente gli interventi dei colleghi che sono intervenuti, approfitto per riaffermare questo principio. Diceva bene l'onorevole De Filippo, noi ci siamo trovati collettivamente a livello planetario a gestire un'emergenza mai inaudita nel senso etimologico del termine, di cui non si era mai sentito parlare a questi livelli, se non parliamo della spagnola, insomma, quasi un secolo fa. E quindi in un mondo globalizzato, in un mondo interconnesso, dove naturalmente l'infezione ha potuto muoversi molto rapidamente. E dover gestire questa situazione così complicata ha portato delle sfide che erano completamente nuove, alle quali ci si è avvicinati, io devo dire, a livello europeo, anche con la, diciamo, da un lato con la grande preoccupazione di dover tutelare la salute di ciascun popolo, diciamo, di ciascuno Stato, quindi ciascun governo aveva questa spinta molto forte, e dall'altro la necessità di, diciamo, mantenere un atteggiamento collaborativo, perché tutti sapevano che si poteva uscire da questa crisi soltanto tutti insieme, perché non era una crisi di un paese o di un altro. L'abbiamo visto per quanto è stato veloce il passaggio dell'infezione tra un paese e l'altro. Devo dire che il Ministero degli Esteri ha lavorato, secondo me, con grandissima energia. Io voglio ringraziare in questa sede davvero tutti i nostri diplomatici in giro per il mondo, che con uno spirito di sacrificio, che è quello che li contraddistingue, hanno tenuto la posizione anche in sedi lontane, disagiate, difficili, assistendo i nostri connazionali in tutto il mondo, perché sapete che abbiamo rimpatriato decine di migliaia di persone dall'estero in situazioni anche estremamente complesse. Si è trattato anche talvolta di persone con condizioni di salute, diciamo con malattie, di minorenni, di bambini che erano in giro per il mondo, e quindi devo dire che da questo punto di vista c'è stato un'attività estremamente efficace e un lavoro molto intenso da parte della Farnesina. E naturalmente quello che è stato altresì estremamente importante è stato l'assicurare un colloquio continuativo con tutti gli altri paesi, e in particolare con i paesi confinanti, tenendo conto di quelle che erano le difficoltà, e in particolare anche del fatto che le varie opinioni pubbliche, essere assoggettati a queste limitazioni delle libertà così forti, non era molto semplice. Una delle attività che abbiamo dovuto svolgere in modo importante è stato quello di segnalare a paesi amici, non necessariamente confinanti, che ci sembrava avessero preso la situazione un pochino sotto gamba, che eravamo preoccupati per esempio per le comunità di italiani che erano in questi paesi, che esprimevano preoccupazione vedendo la madre patria prendere delle decisioni molto ficcanti e i paesi di residenza invece prendere decisioni o non prendere quelle decisioni o avere un atteggiamento più rilassato. Quindi vi assicuro che i colloqui, in particolare con i paesi europei, sono stati continuativi, praticamente quotidiani, sia attraverso le ambasciate a Roma, e anche voglio ringraziare il corpo diplomatico accreditato presso il governo italiano, che attraverso i miei colloqui con i miei omologhi. Naturalmente quello che in questo momento c'è da fare, e questo lo comprendiamo tutti, è di tornare quanto prima alla normalità, ma di farlo, lo dicevate tutti,
senza discriminazioni. Cioè ogni decisione io penso sia legittima e sia proprio perché c'è questa preoccupazione di proteggere le popolazioni, ma nessuna decisione è legittima se non è basata su dati razionali e su un trattamento che a parità di condizioni assume le medesime decisioni. Quindi su questo noi siamo, saremo rigorosissimi, devo dire, anche appoggiandoci al lavoro della Commissione europea, che ha spiegato, senza entrare poi nei casi particolari, che questa deve essere, come dire, la stella polare. Ogni restrizione è giustificata soltanto se il dato epidemiologico le dà fondamento e situazioni uguali devono essere regolamentate nella stessa misura. E devo dire che il ministro Di Maio ha assunto un atteggiamento estremamente rigoroso, molto ficcante, come si dice in termini diplomatici, molto franco con quei partner che non stiano, a nostro avviso, rispettando queste regole. Voglio dire un'altra cosa. Noi ci siamo trovati anche a gestire situazioni epidemiologiche differenziate all'interno del nostro paese, però è importante dire che nei rapporti internazionali l'unica voce che conta è quella del governo nazionale, nel senso che pur apprezzando che esistono delle forme di collaborazione in zone di confine, perché ci sono spesso, l'abbiamo visto con la Svizzera per esempio, ci sono zone che sono economicamente estremamente integrate e socialmente estremamente integrate, dobbiamo ricordare che diciamo, la politica estera viene stabilita a livello nazionale e quindi tutte le forme di collaborazione sono giuste, ma non si può pensare che vi siano regioni del nostro paese che assumono accordi internazionali con altri paesi su questo argomento. Sul turismo ovviamente non è una competenza diretta dal Ministero degli Esteri, però sicuramente siamo interessati, è importante quello che noi di cui ci occupiamo. Io voglio ricordare, appunto, dicevo che il Ministro degli Esteri sarà in Grecia il giorno 9, su molti giornali si è parlato appunto della decisione greca, che naturalmente non riguarda soltanto l'Italia, ma credo che nessuna migliore dimostrazione di impegno e di buona volontà sia quella proprio di andare fino ad Atene, come farà il ministro Di Maio, a trattare la questione con il governo greco in modo tale da assicurarci, come dicevo, che decisioni illegittime possono essere assunte, ma che non possono essere assunte decisioni che non hanno una base razionale e che possono in qualche modo essere discriminatorie. Con questo concludo, come dire, reiterando da un lato appunto l'impegno della Farnesina di continuare a seguire questa questione che è estremamente importante, ma vorrei dire anche che l'importanza di questa questione, il fatto che abbia così colpito l'opinione pubblica, il fatto che mi abbiate chiamato qui oggi al Comitato Bicamerale Schengen per parlarne, è la dimostrazione di quanto sia importante per noi vivere, per noi Italia, vivere in un mondo aperto. Noi siamo un paese in cui il turismo fa il 13% del PIL e le nostre esportazioni equivalgono a un terzo della ricchezza nazionale. E purtroppo, non per una decisione politica, ma per un fatto scientifico, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che cosa significhi vivere in un paese chiuso da barriere, da vincoli, da impossibilità di muoversi. Proprio un paese come l'Italia vive e prospera come protagonista della scena globale, perché tutti vogliono acquistare prodotti italiani, tutti vogliono visitare l'Italia, tutti amano e seguono il nostro stile di vita. Quindi io penso e spero che questa esperienza terribile che abbiamo attraversato lasci in tutti noi la consapevolezza che se c'è un paese che ha tutto da perdere da un mondo chiuso, da un mondo in cui si costruiscono muri e non ponti, quel paese è l'Italia. Ecco, ricordiamocene tutti lungo tutto lo spettro dell'arco politico, perché aver vissuto questa esperienza penso ci abbia lasciato questa lezione. Grazie. Ringrazio il sottosegretario Scalfarotto per gli elementi interessanti, direi, forniti al Comitato e ringrazio ovviamente tutti i colleghi che sono intervenuti. Dichiaro quindi conclusa l'audizione.